Dal 7 al 22 novembre l'intero territorio della regione toscana passerà interamente alla televisione digitale. Tutti i programmi delle emittenti nazionali e locali saranno trasmessi solo in tecnologia digitale e il loro segnale potrà essere ricevuto esclusivamente attraverso un decoder o un televisore con sintonizzatore digitale integrato. Per consentire ai cittadini toscani uno switch off senza problemi, queste le iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni. Dal 7 al 22 novembre la Regione Toscana passerà definitivamente alla TV digitale. Il Ministero dello Sviluppo Economico mette in campo diversi strumenti di sostegno e di aiuto ai cittadini per affrontare bene e con tranquillità il passaggio alla TV digitale. Innanzitutto il numero verde, l'800 022 000, che è un numero verde gratuito, una vera e propria assistenza tecnica da utilizzare per collegare il decoder, sintonizzare il proprio decoder e per qualsiasi altro problema tecnico anche sull'antenna ricevente. Una campagna di comunicazione su TV, affissioni, radio, web, SMS a circa 600.000 cittadini toscani, opuscoli nei punti vendita dell'elettronica di consumo. La campagna informativa ha previsto anche l'organizzazione di un road show finalizzato a informare sulle semplici operazioni da eseguire per familiarizzare con la nuova tecnologia che partirà martedì 18 ottobre da Carrara. Un tour, un road show di Nando il Telecomando, che è la mascotte scelta per questa campagna, in tutte le piazze di 16 città della Toscana, i capoluoghi di provincia e le città con più di 30.000 abitanti. Per un'intera giornata tecnici della Fondazione Bordoni spiegheranno ai cittadini come collegare il decoder, come sintonizzarlo e come affrontare con tranquillità questo passaggio tecnologico che è molto rilevante e molto importante per il numero di emittenti locali e di TV nazionali presenti nel nostro territorio. Nel passaggio dall'analogico al digitale cambierà la situazione per le emittenti locali. Attualmente sono state presentate 29 domande per un totale di 18 frequenze. Lo scenario della TV digitale e del digitale terrestre è uno scenario nuovo anche da un punto di vista industriale. Quello che accadrà è che alcune emittenti non saranno più operatori di rete, ma questo non significa che scompariranno delle televisioni. Continueranno ad essere fornitori di contenuti e a trasmettere il loro canale. Molte TV in Toscana si sono consorziate, si sono messe insieme proprio per continuare a fornire la propria offerta di pluralismo e di informazione ai cittadini. Per maggiori informazioni sul passaggio al digitale, sulle modalità di ricezione dei programmi, sui requisiti per accedere alle agevolazioni statali per l'acquisto del decoder, è consultabile il sito www.regione.toscana.it/tv-digitale o il numero verde 800 022 000.